L'importanza del lavoro e della dignità nella vita dell'uomo, le riflessioni di Papa Francesco nell'omelia di stamattina per la Di Poppa. Preghiamo perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati. La preghiera per i lavoratori di Papa Francesco perché tutti ricevano una paga equa e possano godere della bellezza del riposo. Primo maggio, il giorno in cui la Chiesa celebra San Giuseppe, il santo falegname, l'omelia di Francesco è tutta dedicata all'attività che rende l'uomo libero, lo fa somigliare a Dio nell'atto della creazione. È la vocazione prima dell'uomo, lavorare. E questo dà dignità all'uomo. Una dignità troppo spesso calpestata, dice il pontefice, accade al bracciante piegato 14 ore di fila sui campi, alla collaboratrice domestica in nero e senza contributi, sono schiavi moderni. Francesco racconta la telefonata ricevuta da un imprenditore italiano, gli chiedeva di pregare per lui perché non fosse costretto a licenziare nessuno dei suoi dipendenti. Questa coscienza di tanti imprenditori buoni che custodiscono i lavoratori come se fossero figli. Nel primo giorno di maggio il Papa invita a riscoprire la forza del rosario. Chiediamo l'intercessione della Madonna, dice, perché ci liberi da questa pandemia e la vita possa riprendere il suo corso.